Vai Elisa, andiamo Roberto! Il luogo di partenza è un luogo simbolico. E 8 anni fa in questo luogo è iniziata la fine dei giorni di mio fratello, è iniziato il suo calvario. Eppure lo vogliamo ricordare qui, in quegli stessi luoghi, ma lo vogliamo ricordare con un sorriso. Infatti il memorial si tiene il giorno del compleanno di Stefano e non quello della sua morte, perché da allora, con il suo sacrificio, con il nostro percorso, ci piace pensare che tramite Stefano, che in fondo era un ultimo, possiamo dar voce a tutti gli altri ultimi di cui nessuno sente mai parlare. Il rapporto tra sport e diritti è un elemento costitutivo, statutario nel DNA dell'UISP. È qualsiasi tipo di diritto negato, anche il diritto alla verità quando riguarda la vita di una persona su cui sono state raccontate tante menzogne. Abbiamo corso, siamo caduti e ci siamo sempre rialzati ed oggi ci prepariamo ad iniziare un nuovo processo. Nessuno ci avrebbe mai scommesso quando si parlava di morte naturale, quando si parlava di un processo che non si doveva nemmeno celebrare e nel quale soprattutto si diceva che Stefano in buona sostanza era morto di suo. E invece oggi siamo qui, il 13 ottobre riparte il processo, quello vero, quello nella verità, quello in cui i responsabili di quello che finalmente viene riconosciuto come un violentissimo pestaggio che portò Stefano alla morte saranno chiamati a rispondere delle proprie responsabilità. È un segnale positivo che non bisogna mai smettere di crederci, che bisogna darsi da fare, crederci fino in fondo, lottare, battersi per poter dimostrare che la giustizia può essere davvero giusta e davvero uguale per tutti. Perché scegliere lo slogan Corri Stefano Corri? Proprio perché è un segno di vita. Quando è stato scelto c'era la sensazione che la corsa per noi è un modo di affermare anche una libertà nel rapporto tra il corpo e lo spazio. Quando un corpo come quello di Stefano ha subito quello che ha subito è la negazione di quel diritto, di quella libertà. Riaffermarla in uno slogan ovviamente che ha un valore che hanno gli slogan, però era un modo di dire quello che ci interessa è ricordare la vita negata e non la morte. La memoria va legata anche al ricordo della vita e non solo a quello della morte. È stata una corsa contro tutto e tutti. All'inizio eravamo da soli, poi siamo diventati sempre di più e adesso siamo quel fiume di gente che ogni anno viene qui al Parco degli Acquedotti e grazie soprattutto all'organizzazione fantastica di WISP e si unisce simbolicamente alla nostra battaglia.